Salve Zendaya, qua è Venti Video 7 e ebbene sì, siamo tornati su momenti di cringe insieme a Ben. Allora, secondo episodio, allora già, potete già notare la miniatura fatta benissimo, che tipo sta mostrando tutto quanto in tutto il suo splendore. E veramente, cos'è questo video? Questo video è una parodia che fece all'epoca di SpongeBob fondendolo con So. Adesso, la musica io certamente la cambierò con qualcosa, la toglierò proprio del tutto perché certamente ci sarà il copyright di mezzo, signore, non ho voglia di rischiare così tanto. Stessa cosa sarà per il video originale, anzi no, in video originale mi inventerò qualcosa, farò un redirect come ho fatto per la principessa splendente. Ho bisogno di ossigeno. Allora, signori, è probabile che nel mezzo che io faccia questa recensione tipo debba andare via e poi ritornare dopo per finirla, però ce la possiamo riuscire, signori. Quindi, questo è SpongeBob parodia So o SpongeBob So parodia, non mi ricordo il titolo, però va bene, già possiamo notare della bellezza e il numero di pixel che possiamo contarlo sulle dita di una mano, signori. Vai, sono pronto. Partita o... Ah, ok. Bellissimo, c'è tutta della poesia in questa roba. Il rumore anche per televisore, ottimo. Ciao SpongeBob. Bellissimo tipo SpongeBob a capo Bob. Bellissimo. È tutto bellissimo. Voglio fare un gioco. Aspetta, fermo. Allora, devo andare piano perché certamente avrò messo tutto strarapido, tipo 5 secondi per leggere tutto di ogni cosa. Quindi metterò in pausa per leggere. Per tutto il tempo rincorso meduse, fatto bolle di sapone, Cazzate varie. Va bene. Va bene, io batto già le mani qui, signori. Mi metto un attimo indietro perché probabilmente farò gli stessi errori dell'altra volta e tipo non mi si vedrà, ma va bene. Ok, Ora dovrei decidere cosa è meglio per te, vivere o morire. Niente spazio dopo i due punti, ma va bene. Ah, oh, c'è tutta la maestria. Allora, fammi vedere, aspetta. Se non riuscirai a fare niente per 10 secondi, Stefano sopra di te non ti ucciderà. Va bene, se riesci a non fare niente entro 10 secondi. Vabbè, effettivamente c'è della genialità in tutta sta roba, signori. C'è della genialità. Vivrò o morire a te la scelta, l'ho già detto due volte. Due, scusate. Davvero, messi il conteggio lì, bellissimo. Che poi è bello che ho fatto tutto con Paint, signori. Tutto con Paint l'ho fatto, sta roba qua, incredibile. Mi chiedo quanti fotogrammi siano. Li riconterò poi. Clang, bellissimo. C'è del trash in tutta sta roba. Quella dovrebbe essere una finestra. È bellissimo lo scritto, cioè... Non lo so, signori, c'è tutto del trash, però c'è della poesia. Come nel budino mannaro, però qui, vabbè. Fermo, virgola, niente spazio. Questo è messo bene l'accento, vero? Sì. Questo è solo l'inizio, niente spazio. Nelle tue prossime prove dovrai decidere chi salvare e chi uccidere, va bene. Su è molto diretto in que... No, Billy, scusate. Billy è molto diretto in tutta sta roba. Bamparaba. Cos'è quello? È il caricamento, è il loading quei tre pallini. Sandy? Dio! No, non ci credo. Allora, con calma, analizziamo la situazione. Prima di tutto... Sandy! Me ne sono accorto adesso! Me ne sono accorto adesso che ho scritto male Sandy, va bene, va bene. Allora, primo siamo a Sandy. Secondo, quella porta lì, perché ha la vaniglia tipo a 50 metri d'altezza? E terzo, c'è tutta della prospettiva bellissima in quel pavimento laggiù in terra, c'è della prospettiva fantastica. È vero! La colorazione dei personaggi con Paint, per chi l'ha fatto, è una cosa cancerogena. Chi l'ha fatto lo sa. La colorazione dei personaggi su Paint. Ah. Non saprei dire, allora. Penso che quelle cose lì in basso, che i fili grigi... Ah, ok, ci sono anche in alto. Siano i fili che la tengono, va bene. Quindi immagino che lei possa cadere di sotto e morire, va bene. C'è della bellezza in tutto ciò. Allora. Dove sta il televisore? Non lo sapremo mai, però... L'immagine presa da Google Immagini è poesia pura. Questa è la tua prima prova. Niente... Allora, gente, a questo punto io
me ne frego anche del fatto che non ci siano gli spazi, va bene? Ascolta bene perché lo dirò una volta sola, e va bene. La tua amica Sandy, almeno lui lo dice bene, è sospesa su delle lamette. Cioè, aspetta, quelle sono lamette, va bene. Io non so cosa pensare davanti a tutto questo. Sì? Cazzo, quelle sono lamette, va bene. L'unico modo per salvarla è di farsi spappolare la... Come l'ho scritto, va bene. E di farsi spappolare la mano nel congegno proprio sopra il mobile. Vivere o morire, devi scegliere prima di 80 secondi, va bene. Devo bere, io invece devo bere, signori. Ah. Gente, perdonate il contorno, però va bene. Li so... No, scusatemi, Scusatemi, Vorrei far notare, tipo, il finto occhio preoccupato, tipo, così, è una cosa strafinta, ma va bene, lo adoro, la manino stradisegnata, va bene, è tutto così poetico, la sentite la sofferenza, il pathos, vedete il pathos in tutto questo? Grazie Smash, ma sono uno scoiattolo di merda che è sopravvissuto, va bene, ah, Mr. Crab, sì. Sì, speravo di arrivare a questo. Bellissimo. Bellissimo. Non avevo ancora una cosa per cancellare la parte di faccia, quindi si vede la faccia preoccupata, ma al tempo stesso sotto si vede quella. È tutta poesia, signori. Non potete rendervene conto, ma è tutta poesia questa. Cioè, dovete capire che... Ah già, è vero, intanto non l'ho detto, le facce l'ho fatta, tipo prendendo tutte facce SpongeBob da un file singolo e poi spiaccicandocele lì, cioè c'è della poesia in tutto ciò. Quanto tempo rimane? 2 minuti, sì, posso ancora andare avanti. E quanto sono? A 2 minuti su 7:32, ottimo. Non mi ricordo mica cos'altro ci possa essere, ma va bene. Questo proprio non ricordo nulla. Ciao SpongeBob, questa è la tua seconda prova. Mr. Krabs è il tuo capo di lavoro, però ti ho sempre pagato poco. Quella è come una specie di... Aspetta, è come una specie di forno che se non deciderai prostrerà Mr. Crab. Vivere o morire, devi scegliere! Sì o no? E Spongebob scegli no. Vaffanlo Spongebob, che cazzo faceva Mr. Crab? Non ricordo mica. No, aspetta, a parte il fatto che è scritto in un modo incredibile, faccio SpongeBob tipo seria ma con un accenno di malvagità. Quindi, non doveva pagarmi così poco la sua frase poetica. Cioè, SpongeBob se ne frega di tutto. No! Bellissime le fiamme sotto finte, ma vabbè. Sì? Va bene, scusa. Allora, devo fare un attimo un appunto a me del passato. A parte il fatto che l'idea del granchio è genialissima, quanto il cartone in sé, ma perché la musica non è finita e si è stoppata a mezzo? Cioè, ho questa domanda incredibile. A parte il fatto che i muri sono tutti bianchi, ma vabbè, quelli sono tutti dettagli, signori. Poi a parte il fatto che sulla tastiera tipo ci ho messo a trovare un tasto che su VLC non faccia qualcosa, quindi ho trovato Y, ma vabbè, andiamo avanti. C'è tutta la poesia in questo, è ancora il caramento, sempre i 3 frame uguali. Plankton, dai, qualcuno sta starnutito nel sottofondo, ma va bene. Plankton. I muri blu a te. Ciao SpongeBob, questa è la tua terza prova. Che voci incredibili. Colui che è davanti a te è quello che finora ha tentato di far fallire il tuo capo. Jigsaw parla così. Parla così, Billy. Se non lo perdoni, quei fili gli strapperanno gli arti, lasciandolo morire dissanguato. Plankton non ha sangue, è un organismo. Ho visto ora come è scritto lasciandolo, va bene. A parte che un plankton è un organismo e... Quanti uccelli ci sono fuori? Gente, non so se li vedete, ma c'è un botto d'uccelli fuori. Non fateci dei meme sopra. A parte, dicevo, Plankton è un organismo, non credo che abbia del sangue al suo interno, ma va bene, ho fatto un errore di trama incredibile. Vivere o morire, devi scegliere! Sempre, sempre, scioglie! Fa qualcosa! No, non lo farò. Non lo farò! Due insieme. Quel track a 140 pixel. È l'amore. Basta. Ho visto tutto. Io me ne vado. Ho visto tutto quello che dovevo vedere. Sono soddisfatto così. Niente, gente, mentre dicevo vado avanti perché sennò il video non lo vedreste, quindi... Ah, ok, l'ha ammazzato, va bene. Ottimo.
Niente, così. Nessun commento per il plankton, via. Ma che? Aspetta. Allora, fermo. Devo fare degli appunti. Cosa? Giusto cosa? Oh, dice in quattro diverse, c'è anche... Lì c'è anche il rettangolino, c'è scritto Unregistered with Hypercam, bellissimo. Ah, i bei tempi in cui YouTube tutti i video erano registrati con... coso? Con Hypercam non registrato, ottimo. Ciao SpongeBob, questa è la tua quarta prova, davanti a te hai il tuo vicino. Mi sembrava che Squiddy si salvasse, ma non me lo ricordo mica. La persona a cui hai rotto il cazzo tutto il tempo. Sì, uccidilo. Se risponderai positivamente a tre mie domande, Squiddy, scritto male, si salverà, ma in caso contrario, i tre fucili spariano alla gamba, al petto e alla testa. Va bene. Meno male non al culo, ma va bene. Il culo sarebbe peggio. Mi farò morire da scegliere. Io sto diventando qua a forza di urlare, gente. Allora, cosa amano in realtà i bambini? Cioccolata, Krabby Patty, spinaci. Krabby Patty, ovviamente. Che credo sia scritto male pure quello. Niente, cioccolata. Si sapeva. Niente suoni, tanto niente SFX. Qual è l'alimento meno nutriente? Verdura, frutta, Krabby Patty. Sempre. Krabby Patty. Lo sapevo. Lo sapevo, l'avrebbe detto. E Squiddy, secondo me Squiddy non ha senso del dolore, no? Non sente nulla. In un episodio, cosa odia Squiddy? Acciughe, Krabby Patty, molluschi. Allora. Sono sicuro che la potrebbe sbagliare. A parte tutti e tre sarebbero corretti, ma se non ricordo bene, vabbè. Lo sapevo. Dimmi e dice fuck my life. Era quasi in sincrono. Cioè, era quasi in sincrono. Va bene. Ancora un po' di tender. Gary. No, dai. Nada tu. Spongebob dice pochissimo, vabbè. Ah, such poesia. Di nuovo ciao, SpongeBob. Sponge e Bob. Questa è la tua quinta prova. Davanti a te hai Gary, la tua lumaca. Che una volta hai trascurato per colpa di un gioco. Non me lo ricordo mica l'episodio lì, oddio. Lei in realtà non ti adora per nulla. Per nulla. Vivere o morire, devi scegliere. Però editavo l'audio, attenzione, non lo schiaffavo lì e basta. Gary, troverai pace. No, va bene. Ma perché? Perché? Che cazzo di problemi avevo? Ah, ok, ora arriva Patrick, ottimo. Dov'è Patrick? Lo vorrei vedere, dov'è? Cosa? What the fuck? Ah, ok, questa era presa da... Una scheggia, lo ha ferito gravemente, bellissimo. Questa rappresentazione di SpongeBob. Questa rappresentazione. Questa rappresentazione di SpongeBob merita di diventare un meme. Signori, vi prego, diffondetelo e fatelo diventare un meme, ne ha bisogno. E comunque era preso dal quarto film. Ciao SpongeBob, se sto ascoltando questo un altro vuol dire che hai concluso i tuoi test. Va bene. La tua ultima prova si terrà adesso per aspettare, la tua sessione ti ha portato qui. Ottimo. Non si sa dove sia apparso il registratore, ma va bene. Che ce l'ho anch'io un registratore come quello, tra l'altro. In realtà il tuo amico Patrick doveva salvarsi da solo, ma tu entrando l'hai ucciso. Game over! Va bene. C'è tutta poesia in tutto ciò. Allora, aspetta, fermo. Fatemi fare un attimo una cosa. Ottimo, signore, è ripartito. Possiamo andare tranquilli. E? Hanno collaborato... Finisce così. Hanno collaborato... Niente, non aspetto il drop, ma va bene. SpongeBob, Billy, mio Dio, lo sapevo. Billy, Gary, davvero c'è tutto il cast ora. Squiddy, e qui è scritto bene. Sandy, voglio il finale segreto come minimo. Plankton, vi prego, ditemi che c'è un finale segreto. Mr. Crab, venne del passato, dimmi che c'è un finale segreto. Patrick, e io.
Va bene, io ho collaborato, signori. In tutto ho collaborato. Fine! Fine! Va bene. Fine. Finito così. Niente. C'è tutta della poesia che l'ho visto. Signori, quel SpongeBob deve diventare un meme. Non l'avete capito? Deve diventare un meme. Quindi, signori, questo era Soul Parodia SpongeBob. Ora guardo un attimo fra le proprietà. Quando è stato creato sto video? Allora, creato il sabato 26 marzo 2011 alle 19:29:12. Io batto le mani davanti a questo mio lavoro, signori. Batto le mani davanti a questo. Quindi vediamo un attimo per sicurezza, dettagli, tipo dettagli cosa c'è? 640x480, va bene, 25 fps. Nient'altro? Niente. Davvero pesa soltanto 11 mega e 6, vabbè, per la roba che è, sì, ha senso. Quindi, questo è il secondo episodio di Momenti di Cringe con Ven. E niente, questo video ovviamente sarà mutato, oppure cambierò la colonna sonora. Farò qualcosa, mi inventerò qualcosa, signore, oppure ve lo lascerò muto. No. Allora, facciamo così. Penso che per la reaction troverò una musica sottofondo da mettere. Per video originale, per evitare i copyright, faccio un video redirect, così potete vedere il video completo, la musica originale, su Drive, sì. Gente, non ho voglia di modificare questo capolavoro, ve ne rendete conto? L'unica modifica che farò a questo sarà mettere il mio simbolino nell'angolo, sarà l'unica modifica che farò. Quindi, qui era Ven, mi sono umiliato ancora una volta, però abbiamo scoperto uno SpongeBob che deve diventare un meme. E mi raccomando, se non parte almeno un meme su quello, giuro che mi incazzo, signori. Deve partire almeno un meme su questa cosa. Quindi, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, e noi ci vediamo al prossimo video, gente! C'è stato un ritardo della Madonna, ma sì, lo accetto, signori. Che poi mi sono reso conto che per tutto il tempo non avevo il mio peluche di SpongeBob con me. Cioè, come ho potuto permettermi di fare una cosa simile? Cioè, mi intendo, faccio una reaction sul video dove SpongeBob è protagonista e mi tengo con me il peluche di Tails e non quello di SpongeBob. Cioè, mi chiedo come sia possibile un errore come questo. Davvero, sono senza parole. Sono senza fottute parole, signori.